Nella prima parte di questa lezione abbiamo introdotto l'editor ratto e mostrato come utilizzare le funzionalità fornite per la formattazione dei testi, l'inserimento di immagine e l'inserimento di contenuti ipertestuali. Proseguiamo qui la lezione mostrando come inserire nei nostri contenuti didattici le tabelle, i video e le tracce audio ed infine vedremo l'uso dello specifico editor predisposto per la scrittura delle formule matematiche. In descrizione ho riportato l'indice delle funzionalità presentate con l'indicazione dei minuti in cui sono illustrati nel video. In tal modo, nel caso si voglia utilizzare questo video come un rapido riferimento all'utilizzo di una specifica funzionalità, basterà un rapido sguardo alla descrizione e il clic sul minutaggio indicato. Ma proseguiamo subito la lezione vedendo come gestire le tabelle con l'editor ATTO. Per la gestione delle tabelle, l'editor ATTO mette a disposizione i comandi essenziali per la realizzazione di tabelle che non comportino problemi per l'accessibilità. Facendo clic sul pulsante di inserimento, la finestra di dialogo in configurazione standard ci mostrerebbe solo le opzioni per l'inserimento della didascalia, delle intestazioni di righe e colonne ed infine il numero di righe e di colonne con cui sarebbe composta la tabella. Se attivata invece dall'amministratore di sistema, la finestra presenterà ulteriori opzioni che ci consentono di personalizzare lo stile e lo spessore dei bordi, il colore dei bordi e dello sfondo della tabella. Infine, potrebbe essere presente anche una casella per la definizione della dimensione di larghezza della tabella, espressa in percentuale dello spazio orizzontale disponibile sul display per il contenuto della pagina. Nel caso si vogliano visualizzare i comandi di modifica di una tabella esistente, prima di fare clic sul pulsante Inserisci modifica tabella, occorre selezionare almeno una o più celle della tabella. In questo caso compariranno le voci di menu che consentono di inserire ulteriori righe o colonne nella tabella o anche di modificarne i parametri di formattazione. I comandi presenti potranno apparire manchevoli, ma ciò è espressamente voluto al fine di evitare quelle operazioni che potrebbero rendere inaccessibile il contenuto della tabella, come per esempio l'unione di più celle. Vediamo ora come inserire o gestire una tabella. Proviamo, ci posizioniamo qui nell'articolo, siamo in modifica e proviamo subito, facciamo un esempio di inserimento diretto di una tabella. Quindi vado sul pulsante Inserisci modifica tabella e incomincio a compilare innanzitutto la didascalia. Qui insomma inserisco, questo è un semplice esempio, quindi farò una cosa breve, diciamo a caso, posizione della didascalia diremo in alto rispetto alla tabella, intestazione faremo righe e colonne, in pratica le colonne di le intestazioni verranno formattate in grassetto. Beh, lasciamo 3 righe e 3 colonne. L'aspetto, diciamo, vogliamo attorno ad ogni cella, stile di bordo pieno di 1 punto, lo spessore e vogliamo il bordo, diciamo, un grigio scuro. In più la percentuale di, diciamo, di spazio che dovrà occupare la tabella in orizzontale, diciamo 80%. Passiamo a creare la tabella, eccola qua, la tabella viene inserita e quindi posso andare a compilare, diciamo, le mie celle, il contenuto della tabella. Vedete che diciamo, la tabella e le celle, lo spazio delle celle si adattano direttamente allo spazio, cioè ripartiscono in maniera, diciamo, proporzionale al testo lo spazio che c'è presente. Poi qui esempio C20, 25, C30, 35, qui sarà 20, 25, qui mettiamo un numero più o meno a caso, 30.000 e qui facciamo 31.000, 31.000, poi centriamo, diciamo, centriamo rispetto
alla colonna in questo modo qua. Bene, andiamo, abbiamo fatto la tabella, andiamo a salvare, a visualizzare per vedere immediatamente il contenuto. Eccola qua, che abbiamo ottenuto. Torniamo in modifica. Come avete visto, abbiamo pochissime modalità di controllo, diciamo, del contenuto. Chiaramente si può andare eventualmente ad agire su quello che è, diciamo, per esempio il codice direttamente. Quindi posso andare a visualizzare il codice. Andiamo in fondo, ecco qui, questo è il codice, diciamo, della tabella. Ma io invece preferisco, diciamo, operare in maniera diversa, cioè tutti i testi, diciamo, degli articoli me li preparo, diciamo, prima in Word e poi provvedere a fare diciamo, il copia e incolla. Anche in questo caso, anche per le tabelle si può fare. Che cosa si deve fare? Però bisogna aver cura di aver formattato la tabella utilizzando, per esempio, la larghezza, le larghezze in percentuale. In questo modo, diciamo, in questo modo la tabella si funzionerà direttamente. Allo stesso modo possiamo andare a vedere sulle colonne, è adattata, diciamo, ma diviso in parti uguale diciamo, lo spazio. Beh, selezioniamo la tabella, facciamo un copia e incolla e ritorniamo nel nostro spazio. Siamo qui. Facciamo un invio, vedete che è entrata la tabella, non vedete i contorni in questo caso perché sono definiti all'interno del codice, non vengono ricostruiti. Però andiamo in modifica e soprattutto dobbiamo inserire i parametri della didascalia, quindi i parametri del calcestruzzo. Diciamo la didascalia in alto, qui possiamo anche lasciare perché sono state già formattate in cassetto e lasciamo tutto così com'è. Andiamo a visualizzare e vedete che si è compilata correttamente la nostra tabella. Un'ultima cosa, possiamo fare un controllo di accessibilità. E quindi andiamo a fare il nostro click verifica di accessibilità. Vedete che per il risultato deve facilitare la lettura. Ci sono la differenza di colori tra il testo della didascalia e i parametri. Diciamo, questa è la prima tabella, nella seconda tabella. In realtà il problema evidenziato sta nel poco contrasto che ci viene rilevato tra il colore di fondo e il colore del carattere. Questo è un problema, diciamo, lieve, quindi che può essere decisamente trascurato, perché dipende dal tema che viene utilizzato. Bene, facendo questo, diciamo, eliminiamo ora quest'altra tabella. Se andiamo a vedere il codice adesso, possiamo vedere che il codice, diciamo, vedete che il codice è molto più pulito e molto più completo, quello dell'inserito, diciamo, copiando il testo da Word. Ecco perché io preferisco, diciamo, realizzare le tabelle utilizzando, diciamo, utilizzando Word. Utilizzando il pulsante Inserisci modifica media, si possono inserire nel contenuto della pagina elementi multimediali che potranno essere fruiti direttamente oppure richiamando la pagina specifica attraverso un link. La finestra di dialogo si presenta appunto in tre schede, di cui la prima consente di inserire semplicemente il link alla risorsa multimediale all'interno della pagina in composizione. Utilizzando il pulsante Sfoglia Repository si potrà, come al solito, selezionare la risorsa interna o esterna alla piattaforma per ottenerne la compilazione del link che sarà visualizzato nella pagina. Se è nostra intenzione offrire un contenuto video direttamente nella pagina, si dovrà interagire nella scheda video, selezionando il link alla risorsa già presente o da caricare nel repository gestito e le ulteriori opzioni per la visualizzazione del contenuto.
Allo stesso modo, per inserire una traccia audio nella pagina si dovrà utilizzare la scheda audio e quindi selezionare la risorsa nei repository dei file. Con questa modalità si potranno fruire nella pagina solo video o audio memorizzate nell'area dati della piattaforma Moodle, che a seconda delle impostazioni prevede una dimensione massima per i file da caricare nel corso o sul sito. Per ovviare a queste limitazioni e non appesantire il server su cui è ospitata la piattaforma, si può optare per la memorizzazione dei video su specifiche piattaforme come YouTube o Vimeo e incapsulare il video all'interno della pagina utilizzando l'apposito codice generato facilmente dalle stesse piattaforme video. Dalla versione 3.5 in Moodle è stata inserita la possibilità di registrare direttamente in brevi video e tracce audio da incapsulare nell'area dell'editor e quindi inserire nella pagina. Durata massima di queste registrazioni è, salvo modifiche alle impostazioni di default, limitata però a 2 minuti. Vediamo come inserire video e audio all'interno di una pagina. Abbiamo diversi modi per farlo. Cominciamo col caricare un video presente sul nostro PC. Quindi facciamo clic sul pulsante inserisci e modifica audio e video e andiamo con il repository a fare l'upload di un file che è presente su un file video che è presente sul nostro PC. E ovviamente il file non deve superare le dimensioni massime selezionate impostate sulla piattaforma. Andiamo a fare direttamente inserisci video e il video viene inserito, diciamo, nella pagina con le sue dimensioni. Facciamo un attimo salva e visualizza, vediamo subito l'effetto del video. Eccolo qua, facciamo salve, in questo video mostrerò come utilizzare bene, andiamo a modificare, eventualmente possiamo anche modificarne le dimensioni di visualizzazione in questo modo, andiamo a selezionare ancora il video e poi nelle impostazioni, nelle opzioni di visualizzazione andremo a mettere i nostri parametri. Questo è un video in 16:9, vediamo di impostarlo in questo modo qua. Nelle opzioni avanzate possiamo impostare eventualmente una riproduzione automatica oppure continua o come in questo caso solo la visualizzazione dei controlli. Andiamo di nuovo, salviamo, visualizziamo, vediamo che ora si presenta allineato al centro. E occupa soltanto una parte della pagina con le impostazioni che abbiamo fatto. A volte abbiamo la necessità di caricare anche dei commenti audio oppure semplici commenti video. Dalla versione 3.5 il Moodle ci rende disponibile la funzionalità per registrare direttamente un audio o un video in Moodle. Facendo clic sull'icona registra audio, parte la finestra. Questo è un esempio di registrazione in diretta dell'audio. Chiudiamo e alleghiamo la registrazione. Eccolo, viene messo qua. Andiamo a visualizzare. Vedete che compare. Questo è un esempio di... Bene, che compare all'interno il controllo per far partire l'audio. Allo stesso modo può essere effettuata una registrazione video, e però non facciamo perché è lo stesso, è una stessa funzionalità, quindi è identica a come abbiamo fatto per la registrazione audio.
Allora, dicevamo che caricare i video direttamente sulla pagina, diciamo, dobbiamo sottostare ai limiti di dimensione del file che sono impostati sulla piattaforma. In genere, per gestire video conviene maggiormente a far riferimento, cioè registrarli, archiviarli sulle piattaforme specifiche per la gestione dei video come YouTube o anche Vimeo. A questo punto noi abbiamo la possibilità di incorporare un video, per esempio, di YouTube direttamente nella pagina utilizzando il codice iframe. Diciamo, non è previsto, salvo l'installazione di un plugin specifico, non è previsto un pulsante che faccia questa operazione. Però diciamo, è molto semplice, dovremmo andare ad operare direttamente nella pagina del codice. Allora, io qua scrivo video incapsulato da YouTube, giusto per avere un riferimento, e mi preparo, diciamo, nella pagina del codice vado alla fine qui. Allora, il video che io voglio prendere lo vado ad aprire in una pagina su YouTube, qui è già posizionato, c'ho l'opzione condividi, in questo vado a prendere l'opzione incorpora e qui diciamo automaticamente YouTube mi compila, diciamo, il codice che mi interessa, che devo utilizzare. Eventualmente posso guardare nelle opzioni, posso fissare, per esempio, se farlo partire da un minuto specifico oppure altre opzioni, per esempio, elimino i video suggeriti alla fine e quindi faccio copia. Una volta che ho copiato, vado nella mia pagina del codice e faccio CTRL V e incolla, salva e visualizza. Eccolo qui. E diciamo abbiamo il nostro video YouTube. Salve, che parte. Beh, anche in questo caso possiamo controllarne le dimensioni. Andiamo sempre nella pagina del codice, ci riportiamo diciamo alla fine del codice dove c'era, eccolo qui, i frame. Qui vedete, width sarebbe la larghezza, posso fare 800, l'altezza 450. È importante che tra le due dimensioni sia rispettato il rapporto previsto dal video. In particolare, questo è un video 16 nonni e quindi praticamente tra 800 e 450 si deve rispettare questo rapporto di 16 fratto 9. Andiamo a vedere il risultato ottenuto. Salviamo. È un po' lento, eccolo qua. Eccolo qui il nostro video, quindi come vedete può partire. Moodle, per visualizzare correttamente formule matematiche all'interno delle pagine, è in grado, attraverso uno specifico plugin, di sfruttare l'interprete del linguaggio tech installato direttamente sul server o fornito su altri server esterni. Per facilitare la scrittura delle formule in linguaggio tech e visualizzare un'anteprima della formula stessa, l'editor fornisce una specifica finestra di dialogo che si attiva utilizzando il pulsante Editor Equazioni. La finestra di dialogo presenta un'area in cui inserire il codice tech per la riscrittura della formula, un'area di anteprima in cui la formula inserita è visualizzata in tempo reale e, in alto, alcune schede che contengono pulsanti organizzati in modo tematico e che facilitano l'inserimento del codice corrispondente. In rete ci sono diversi editor tech in cui poter scrivere la formula desiderata e quindi copiare il codice poi all'interno della pagina, che presentano questi editor una dotazione di pulsanti maggiore e quindi con di comandi molto più ampia dell'editor di equazioni Moodle. Ma il vantaggio dell'editor di equazioni più illustrato sta nel fornire un supporto più rapido, seppur limitato, ma soprattutto una valida anteprima per il controllo della formula inserita.
Per inserire formule all'interno di una pagina web viene utilizzato di solito il linguaggio tech, e così è anche in Moodle, dove poi questo linguaggio, questa scrittura, questo codice viene interpretato o dall'applicativo che è installato sullo stesso server su cui giace la piattaforma, o diciamo interpretato da l'applicativo tipo MacJack, che diciamo installato su un server anche esterno. Il codice di una formula è riconosciuto perché è racchiuso all'interno di due tag. In particolare abbiamo $, che ne rappresenta, diciamo, chiede la rappresentazione della formula in formato display, cioè diciamo a dimensione un po' maggiore, è posizionata su un rigo separato dal testo. Quindi vediamo, per esempio, in questo caso, questa condizione qui è una sorta di sistema, diciamo, che esprime due condizioni, e sono racchiuse le formule e le espressioni all'interno del doppio dollaro. Poi invece abbiamo le istruzioni di formule in linea, cioè allineate con il testo. In questo caso il codice da utilizzare è backslash parentesi tonda, quindi aperta, inizia e qui diciamo chiusa per terminare. Gli spazi non vengono interpretati, quindi per inserire effettivamente degli spazi abbiamo bisogno proprio di digitare dei comandi specifici. Ma vediamo un attimo come interpretarlo, cioè all'interno del nostro editor non viene tradotta direttamente la formula, per cui per poterla diciamo anche visualizzare, pur conoscendo il linguaggio, eccetera, ma per verificare prima di salvare il tutto, possiamo utilizzare l'editor di equazioni. Ecco, qui vediamo nell'editor di equazioni, vediamo riportato all'interno qui tutto il codice e sotto l'anteprima, diciamo, dell'equazione, delle formule matematiche rappresentate. Questo è, diciamo, il linguaggio, già è opportuno che sia conosciuto per digitare in maniera anche veloce, ma vediamo un po' come ci può essere utile, diciamo, l'editore d'equazione anche per inserire una equazione da zero. Chiamiamo editor equazioni. E qua ci possiamo aiutare o scrivendo direttamente. Per esempio, scrivendo direttamente, vedete che compare subito in anteprima, oppure se non ricordiamo diciamo, le espressioni, qual è la sintassi e i comandi, allora possiamo aiutarci con i bottoni. Qui abbiamo una serie di schede, questi sono i bottoni per gli operatori, qui abbiamo le frecce, le lettere greche e poi abbiamo anche delle formule. Ovviamente non è completo, ma vediamo. Allora, qui per indicare la frazione, vedete il comando è backslash frac, qui scriviamo una formula, poi qui dovremmo fare più o meno, quindi vado sull'operatore, sarebbe backslash pm. Eccolo qua, ma se non lo ricordo lo vado a selezionare, dopodiché ci serve per esempio una radice quadrata, qui posso mettere 2 oppure eliminarlo quando è quadrato. Se io elimino questo parametro, diciamo posso andarlo viene automaticamente interpretata come radice quadrata, cioè senza riportare l'indice della radice. Allora, qui andiamo a scrivere direttamente. Vedete che per usare le potenze basta, diciamo, una freccia in alto, 4C, e qui il denominatore 2A. Ecco fatto, vediate, abbiamo visto, questa è la formula risolutiva dell'equazione di secondo grado, andiamo e facciamo il salvataggio. Vedete che all'interno qui ha inserito direttamente il backslash parentesi tonda, cioè come equazione in linea. Beh, se vogliamo dargli uno sguardo, andiamo a vedere com'è e vedremo che sarà allineata come se si trattasse di testo, ed è un po', diciamo, un po' piccolina.
quindi è nel formato giusto per essere allineato col testo. Se invece vogliamo che sia scritta, diciamo, un po' più grande e su linea separata, quindi dal testo, cioè inserita all'interno diciamo, a metà pagina, quindi a centro pagina, allora o utilizziamo la parentesi quadrata al posto della parentesi tonda, quindi dopo il backslash, oppure utilizziamo invece del backslash parentesi quadrata e il doppio dollaro. Andiamo a visualizzare. Ed ecco la formula riportata al centro pagina. Bene. Siamo arrivati al termine anche di questa lezione sull'uso dell'editor ratto per la creazione dei contenuti didattici da utilizzare nei nostri corsi in Moodle. In questo video sull'editor, come negli altri da me pubblicati in questo corso, mi sono limitato a trattare gli aspetti fondamentali degli strumenti offerti da Moodle ai docenti per i loro corsi. Spero però di essere riuscito a farlo con la dovuta chiarezza e soprattutto di aver soddisfatto le vostre esigenze di apprendimento su questo argomento e su tutti gli altri di questo corso. A questo punto però lascio a voi, secondo i vostri interessi, la possibilità di approfondire le conoscenze e le vostre abilità facendo riferimento soprattutto alla documentazione ufficiale pubblicata sul portale Moodle.org e alle ulteriori risorse didattiche pubblicate nel corso Moodle per docenti sul rolacorsi.it. Se avete gradito e trovato di vostro interesse questo o altri argomenti trattati sul canale, vi invito a mettere il mi piace. E soprattutto ad iscrivervi al canale, agendo poi sulla campanella per poter ricevere le notifiche relative alla pubblicazione di nuovi video. Arrivederci a un prossimo video.